Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, siamo qui nella splendida struttura della tenuta Montefusco e siamo a parlare di Taranto, siamo a parlare della situazione Ilva. ArcelorMittal inizia a combinarne più di, qualcuno, di qualcuna. E quindi un motivo per fare un po' il punto della situazione con un rappresentante eh, sindacale. Eh, ho alla mia destra Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto, appunto di USB, e alla mia sinistra eh, il consigliere eh, comunale di Taranto, Massimo Battista. E allora, intanto partiamo da Rizzo. Eh, vediamo un po' ehm, l'USB rispetto alle altre sigle sindacali. Ha preso una posizione ben precisa, ben netta di distacco rispetto ad ArcelorMittal. In un primo tempo, diciamo avete voluto dare fiducia ad ArcelorMittal, metterlo alla prova perché era giusto che fosse così. Perché uno arriva e quindi non si può sparare sin dall'inizio, anche se magari forse delle avvisaglie c'erano, però poi. Cammin facendo le anomalie, le irregolarità sembrano essersi verificate. Sì, noi mh, siamo depositati a Ure per aver depositato il ricorso, ex articolo 28, comportamento anticindacale, per tutta la parte che concerne uh, la scelta del personale. Noi abbiamo rilevato che ci sono uh, gravissime anomalie, le abbiamo denunciate, uh, tra l'altro ricordo che <coughs> siamo stati la prima volta al Ministero. Nel mese di novembre, in cui abbiamo segnalato al Ministero, abbiamo detto: Guardate, che qui non ha applicato nessun principio previsto dall'accordo. Poi siamo ritornati il 18 perché abbiamo fatto sciopero. Siamo andati lì con un po' di lavoratori. Abbiamo avuto un incontro con Cassano, Gian Piero Cassano del Ministero e abbiamo illustrato tutti i dubbi e le perplessità che abbiamo, ma soprattutto una cosa che, dal mio punto di vista, è gravissima. Fatto l'accordo con Arselo, che continua a dire la procedura è stata regolare ma continua a negare l'accesso agli atti, quindi alla documentazione, non solo al sindacato che tra l'altro è eh, la parte che ha sottoscritto l'accordo, ma anche ai semplici lavoratori che possono così verificare tramite la documentazione se eh, è stato fatto esattamente come dire, quello che è scritto all'interno dell'accordo. Su questo abbiamo chiesto al Ministero di intervenire, il Ministero ci, ha, ci aveva promesso come dire, un incontro chiarificatore, noi depositiamo il 28 e notizie di queste ore che il Ministero ci ha convocato il 30. Quindi contiamo comunque di, di far emergere tutte le gravi anomalie che ci sono state, io l'ho detto altre volte, non in tutta Ilva. Però ci sono state delle discriminazioni nei confronti di alcune persone che magari nel corso degli anni in quello stabilimento si sono contraddistinte come persone coraggiose che hanno avuto il coraggio di prendere posizioni sulla sicurezza, magari hanno aderito agli scioperi, gente che probabilmente è stata vista dal punto di vista di alcuni capi come elementi di disturbo rispetto a quello che poteva essere l'entrata in scena di metal. Quindi su questo nelle prossime ore si esprimerà gli Giudice. Passiamo a Massimo Battista, consigliere comunale di Taranto. Io premetto che questa sera ho invitato le altre sigle sindacali FIM, FIOM e WILM. Ho invitato eh, il Movimento 5 Stelle nelle persone dei deputati, eh, dei, del consigliere regionale eh, della Puglia Galante, eh, anche Francesco Nevoli, consigliere comunale di Taranto, ma evidentemente la materia è particolarmente incandescente, è una, potata, una patata bollente rispetto alla quale è bene tenersi lontano. Lo dico per una questione di parcondiccio perché uno che, una persona che magari accende ora il televisore e si collega su internet e eh, sui social e dice ma le altre, le altre sigle sindacali cosa sono? Sono state marginate? No, sono state invitate, anzi, anzi. Fino all'ultimo, fino alle ore 16 di oggi siamo in registrazione ed è eh, appunto oggi mercoledì, la trasmissione va in onda il venerdì, eh, attendevo la presenza del sindacalista Pallini del quale si sono perse le tracce. Lo stesso segretario Talò dice che Pallini è irraggiungibile, non si sa dove sia. Chissà, forse potrebbe anche andare a chi l'ha visto. Non so, potrebbe essere una una soluzione perché quando si verificano delle così delle scomparse, no, come i desaparecidos, uno comincia un caso, due casi, tre casi. Evidentemente forse è un momento molto difficile, potrebbero esserci delle sorprese e allora come dire, è meglio tenersi da parte. Intanto abbiamo Massimo Battista, consigliere comunale di Taranto, dicevo, indipendente. indipendente. Eh, ci sono evidentemente delle mancate eh, risposte politiche da parte del governo, in modo particolare dei parlamentari. Che ci rappresentano del, del governo il, il Movimento 5 Stelle, ehm, le risposte sono necessarie, però qui si gioca a, a dire faremo, vedremo, eh, abbiamo in animo la, la risoluzione dei problemi. Si parla ogni tanto, anzi, molto spesso di riconversione, in, 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 la riconversione industriale. Così si butta questa parola per buttare fumo, insomma. No scusami un attimo Luigi, come sempre più spesso accade ogni qualvolta mi inviti, io ti ringrazio per il tuo invito perché sei uno dei pochi che mi invita in qualche trasmissione, non ho mai mangiato nessuno, però come sempre accade, ogni qualvolta c'è la mia presenza in qualche studio, qualcuno si dà sempre latitante o malato. Avevo voluto oggi confrontarmi con quei ragazzi che hanno condiviso con me. Chiedo scusa Batisti, la prossima volta non parlerò della sua presenza. Perché questa è la seconda volta che capita, io non ho mai mangiato nessuno, il confronto democratico è bello, è vario e ognuno può esprimere le proprie opinioni, mi sarebbe piaciuto oh, confrontarmi con chi in questi anni ha parlato. Mi auguro, ha parlato la mia stessa lingua, no? eh, mi riferisco al Movimento 5 Stelle, e avrei voluto anche qui la presenza degli altri sindacalisti per parlare anche di questo contratto sottoscritto il 6 settembre che per quanto mi riguarda e come è stato ribadito più volte è un accordo veramente eh, al dir poco scandaloso. Detto questo mi fai la domanda del Movimento 5 Stelle, l'ho ribadito in eh, conferenza stampa quando ho dato le dimissioni dal Movimento 5 Stelle. Noi, Abbiamo detto determinate cose durante la campagna elettorale che sono state puntualmente stravolte. Ma eh, non è solo la questione ILVA come tutti ben sapete, ci sono altre questioni a livello nazionale che stanno venendo disattese in tutti i territori che hanno dato un consenso ampio al Movimento 5 Stelle, mi riferisco al TAP, mi riferisco alla TAV, adesso la questione NOT RIV, anche qui potremmo aprire un'altra un discussione ben ampia. Quando tu mi dici i parlamentari ionici. Se qualcuno si accontenta delle briciole, io aspetto ancora qui la venuta del ministro dello sviluppo economico. Nevoli l'ha annunciato per gennaio. Gennaio volge al termine. Eh, a me dispiace. Chissà quale gennaio, di quale anno. Uh, guardo la telecamera, se Nevoli si è trovato a fare il candidato sindaco e grazie a questo signore, caro Francesco Nevoli, visto che non abbiamo avuto ancora l'opportunità, te lo dico adesso eh, qui, eh, bello in telecamera, se tu sei stato candidato è perché qualcuno ha spinto la tua candidatura, perché ti ha visto una persona per il ruolo che tu facevi eh, da professionista, eh, sei un professionista valido, però hai eh, illuso e disatteso tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale. Io sono rimasto malissimo, caro Luigi, l'intervista che tu hai fatto al candidato sindaco, l'ex sindaco Francesco Nefoli, il giorno della Befana, quando lui ha detto che chi lo dice che se aumenta la produzione aumenta l'inquinamento, credimi, io quando ho visto quell'intervista sono stato veramente male. Ho detto ma io in questi anni con chi sono stato al fianco? Perché se noi continuiamo a dire falsità alle persone, veramente da questa storia non ce ne usciremo più. E io ribadisco che il Movimento 5 Stelle, per quanto mi riguarda, e tutte le falsità dette in quest'ultimo periodo, e in particolar modo sulla questione Ilva, ne avrà una riprova alle prossime elezioni europee. Perché Taranto ha dato un consenso ampissimo al movimento 5 Stelle per determinate cose. E' una su tutta la questione Elba. Noi parlavamo di cosa, caro Luigi? Parlavamo della chiusura dello stabilimento. È naturale che quello stabilimento non va chiuso dall'oggi al domani. Però almeno programmare negli anni un iter che lo, lo portasse allo spegnimento. Perché mi rendo conto che chi Parla della questione ILVA mi, se, mi rendo sempre più conto che non conosce quella, effettivamente quello stabilimento, perché qui ne approfitto adesso della, della, della presenza di, di Rizzo. In quell'accordo sottoscritto. Il 6 settembre si parla di bonifiche, di 300 unità che andranno a bonificare alcune aree dello stabilimento. Caro Rizzo, ma queste 300 persone da dove entreranno? Ci sarà un ingresso segreto? Tu immagina Massimo Battisti che andrebbe a fare le bonifiche. Cosa succede, caro Rizzo? Abbiamo un alto forno 3 che è fermo dal 1993, caro Franco. 1993. Allora io quello che dico ai commissari straordinari, ai firmatari di quell'accordo, e vorrei ricordare, non ce lo scordiamo, che quell'incontro quell effettivo è stato fatto il 6 settembre, ma c'è stato un pre-accordo, e mi auguro che Franco Rizzo oggi lo confermi, visto che oggi... Un incontro, un incontro non ufficiale vabbè, ma, no, no, però no, Massimo no, diceva che lo sai che no no un un no no, però posso dire una cosa allora io posso anche non condividere tante posizioni ma manco le posizioni è il modo come dire magari di, di, di esprimerle che spesso come dire ci vede divisi però non mi risulta anzi tutta Ilva sapeva che io personalmente sono salito il giorno prima io sono lì il giorno prima e così come ho detto pubblicamente in fronte a tutti che sono stato fino alle due e mezza di notte perché il ministro sostanzialmente aveva chiamato i segretari nazionali per tentare di chiudere. A onore del vero, e lo dico, ne approfitto della tua presenza, siccome io non ho mai fatto mistero, io faccio il sindacalista perché sei tu che mi hai accompagnato, mi hai preso per mano e ti conosco come persona onesta. E come grande sindacalista e come politico oggi. Eh, anche tu eh, ti voglio dire che sapevi già prima della scadenza del fine mese di agosto come sarebbero andate le cose. L'avrei capito come l'ho capito io il giorno che Di Maio ha fatto quella dichiarazione dicendo ufficiale sui giornali nazionali, dicendo il commissariamento ILVA finisce giorno 15 di settembre. Quindi lui che cosa dice? Tu sai che per fare il progetto di riconversione ci sarebbe comunque voluto tempo, quindi tu quel tempo lo potevi solamente accompagnare con il fatto che dovevi prolungare il commissariamento. Nel momento in cui lui ha fatto questa dichiarazione ha fatto due operazioni, uno ha detto a tutto il mondo guardate che il 15 si chiude col commissariamento, non c'è più lo Stato. Paradossalmente ha messo pure il sindacato, come dire, <ride> cioè, ci ha messo un po', ecco, quasi spalle al muro. Poi eh, lo dico, lì in corso della trattativa diciamo, lui ha, ha usato alcuni, alcune strategie con Arsenal Hormital. Eh, io non voglio adesso discutere dal punto di vista ambientale, perché su quello come dico, tu fai parte del movimento e chiaramente vi siete detti tante di quelle cose, eh, anche pubblicamente, che io ho ascoltato. Non voglio dare un giudizio su questo perché. Tu prima parlavi di questioni disattese, in parte eh, dai lettori del 5 Stelle, quale sono stato pure io, ti dico che in effetti su tante questioni hanno disatteso. Dal punto di vista del lavoro, però, eh, quella trattativa è lì che Luigi Di Maio come dire, no, eh, ha, ha, ha messo in campo una strategia per far alzare il numero e per avere maggiori garanzie. Dal punto di vista ambientale, eh, Massimo, tu lo sai come la penso? Eh, io, da parte sindacale, al primo incontro con Luigi Di Maio e anche all'ultimo, sia io che la segreteria nazionale di USB hanno da subito dichiarato che se c'è un progetto serio di riconversione, l'USB c'è. Il problema grosso è che il progetto serio di riconversione non lo può fare il sindacato perché non abbiamo né le capacità né gli strumenti per farlo, lo fa la politica da questo punto di vista. Sono convinto pure io, lo dico molto onestamente, che rispetto a tutto quello che i 5 Stelle hanno messo in campo, e lo dico da elettore ma al netto del sindacato, la cosa che mi spaventa è che si sono dette nel corso della campagna elettorale tantissime cose e c'è stata, lo dire, un'illusione un generale, che tante cose pote, potevano essere risolte diciamo, no, con il cambio degli uomini al potere. Ad oggi il paradosso è, ci diciamo, accorgiamo ogni giorno di più, che su ogni questione... Si mette, come si dice a Taranto, la classica pezza a collo, cioè esce sempre e eh, lì non si può fare niente. Io sono sempre convinto che se uh, c'è la volontà politica di cambiare, il cambiamento non riesce a farlo in un minuto, però tu riesci a dare un'impronta già su quello. Probabilmente su Taranto ha spaventato la situazione. Io adesso non voglio dare giudizi. Credo però che una sorta di impreparazione a quei ruoli abbia pesato, perché ti trovi là con un'azienda di 14.000 dipendenti, con una promessa elettorale pesantissima e probabilmente con il tempo che sta per scadere, eh, ho avuto la netta impressione quasi che fossero stati colti da paura. Infatti, Rizzo, quando si parlava, quale sarà il futuro dell'Ilva? Quando Di Maio vi ha incontrati a Roma, ha incontrato le associazioni, io eravamo qui, dissi, secondo me... Di Maio, siccome si è trovato in un sistema, in un gioco molto più grande di lui, eh, di chiuderla non poteva chiuderla. Nazionalizzarla non se la sarebbe sentita perché era comunque una, una, una procedura... Però, attenzione, anche su questo. Sì, sì, sì. Nazionalizzata... Attenzione, Battista, un Finalizzata alla, alla, a continuare a produrre. Però il passaggio della nazionalizzazione era un passaggio obbligato anche sulla questione chiusura. Sì, ecco, sì. Vuol dirci qualcosa a Battista? No, no, Sorina varie carte, no, no, ma il problema è che a me mi, tutti mi, mi invidiano perché io non butto assolutamente niente. Ci ho comunicati. Con... Stipa a zampogna per quanto ha bisogno, dice il proverbio. Esempio, chi viene a casa mia dice che sono un archivio, un archivio storico. No, io quello che dico, noi abbiamo, abbiamo, a, abbiamo addirittura. Consegnato e distribuito davanti alla fabbrica e per la città di Taranto oltre 500.000 volantini, noi dove abbiamo sempre dichiarato che quello stabilimento, nel tempo, andava chiuso, e questo è stato detto in tutte le salse dal movimento 5 Stelle. Vedi, questi sono tutti volantini fatti nel tempo. Infatti, nel tempo davanti alla fabbrica è in giro per la città di Taranto. Il problema di fondo, caro Luigi, io sono stato chiamato da Luigi Di Maio il 13 giugno 2018. Poi quando è successo, voi ricordate quando ci fu quel tornado, quella polvere che invase il quartiere Tamburi, Di Maio uscì sul suo profilo, fece la diretta, fece la dichiarazione. Oggi Rizzo sta confermando che il 6 settembre è stata la conclusione della trattativa, ma il 5 c'è stato il preincontro che nessuno assolutamente sapeva perché Franco io sono rimasto con Di Maio che prima che lui firmasse sarebbe venuto a Taranto ad ascoltare e a parlare con. Gli associazioni e con i consiglieri comunali con i parlamentari, questo non è accaduto, questo te lo dico è come, come tu ben sai e no, a me ma ci mancherebbe mica ti sto dicendo. sto dicendo io ti sto dicendo no, scudizio, cioè a me è spiaciuta una cosa no, no, l'accordo poi sull'accordo sì, possiamo entrare nel merito perché io di tutta questa situazione in quella condizione rispetto tra l'altro anche qua te lo dico di chi ti voglio bene eh, eh, io ho accolto un passaggio nelle assemblee tu non ti sei espresso nell'accordo sulle assemblee capisco la tua posizione, chiaramente tu avevi eh, come rappresentante del 5 Stelle in quel momento avevi una posizione come dire rigida e ti fa onore il fatto che sei stato coerente nel tempo io infatti dissi, chiedo scusa Rizzo io, di, io sono stato molto critico nei confronti dei 5 Stelle e lo sono dissi a Battista, dissi a Massimo Battista nel momento in cui tu Coerentemente al tuo percorso di vita no? e, e, e sindacale e politico, ti staccherai dai 5 stelle, io sarò il primo a dire ben venga, va premiata la sua coerenza. Lo dissi in tempi non sospetti. Però, dal punto di vista proprio dell'accordo di per sé, permettimi, perché mi sono fatto 18 mesi di trattativo, dall'ultimatum di calenda che prevedeva 7800 lavoratori con l'azzeramento dei diritti, con il Jobs Act e, ma soprattutto non c'era la garanzia per tutto il resto perché la garanzia per tutto il resto era in vitalia che tra l'altro come dire c'è parso di capire che pure 5 Stelle ultimamente stanno tentando di rimettere in capo per la questione delle bonifiche c'era in vitalia che stringeva un accordo con ArcelorMittal per due anni e dava la garanzia a qualche centinaio di lavoratori di continuare a lavorare all'interno della fabbrica con un'altra società per un paio d'anni, cioè dal punto di vista dell'accordo sindacale, io te lo dico, eh, sfido chiunque a trovare un accordo migliorativo negli ultimi vent'anni, che comunque ha garantito tutti. Poi... Eh, dell'applicazione solo... che è stata difettosa? Ah, sì, eh, ma guarda, io non ho fatto mistero, l lui è stato uno di quelli che ha detto e eh, qui è stata una selezione discriminante. Eh, ma noi l'abbiamo dichiarato, l'ho dichiarato ufficialmente. Io poi, dal mio punto di vista... Per come è andata la trattativa? Cioè, è un poco complicato con il ministro che ti sta dicendo: il 15 scade il commissariamento. C'è un contratto firmato. Tu che dici a Mittal lì. Allora dici, non facciamo l'accordo. Che succede il 15? Ma io entro lo stesso. Cioè, eh, 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 non è così, eh, ma si perché non è così? Battista ma non è assolutamente così. Quando Franco parla di un anno e mezzo di trattative, non è assolutamente così perché, tantissimi incontri fatti col vecchio governo Davgado PD, si andava a parlare lì del premio di risultato, non si andava a parlare delle questioni del merito. Il discorso che a me Di Maio mi ha messo il coltello alla gola per poter firmare, io sarei venuto qui, avresto, avrei, avrei stoppato la trattativa, fatto le assemblee. Non è stata fatta un'ora di poi per l'applicazione. Franco, possiamo parlare quando vuoi, ma dobbiamo entrare nel merito delle questioni. Ad oggi, tu sai bene, visto che in fabbrica continui ad entrare, tu sai bene che questo qui ad oggi non sta facendo assolutamente niente. lascia, no, sono lavoratori in AS, sono lavoratori in AS. A adesso, Sono sempre un visto... valetatore, prima lavoratore, poi segretario. Ma questo, sei un segretario e puoi entrare, sto dicendo. Non è che tu puoi entrare, sei in AES, sei un segretario. Lascia stare, ma non, era, ma, non era, no, ma non era questo il merito della questione. Che io volevo entrare la questione che ad oggi voi sapete benissimo: che Mittal, da quando è entrato, sta continuando a produrre e non abbiamo visto niente. Questo noi, do, noi dobbiamo entrare adesso nelle questioni ambientali perché la gente adesso si sta, li brillano gli occhi quando passano dal cimitero, dalla sud statale e vedono quella copertura dei parchi. Noi qui abbiamo alcuni impianti perché su questo lo chiarisco però anche qua uh, Massimo, noi, cioè io penso che uno può dire non, non condivido la posizione di USB però un fatto ci dovete dare atto io penso che noi abbiamo sempre detto come dire, le cose come stanno in quell'accordo c'è scritto che devo fare gli investimenti ad oggi sono passati 5 mesi da quel 6 settembre dal mio punto di vista una lira là dentro non l'hanno spesa gli impianti Uh, stavano male prima e stanno male adesso con l'aggravante no, ci tengo a sottolineare no. la cosa con l'aggravante e non lo dico perché voglio sfottere nel 28 che stiamo depositando poi eh, noi abbiamo fatto un esercizio anche matematico dicendo che cosa attenzione, quella cosa delle terzializzazioni delle officine eh, dove sta Battista, delle pulizie civili e tu l'hai fatta semplicemente per ottenere una plusvalenza milionaria, quindi in realtà Mittal non solo non ci ha messo soldi, ci sta pure guadagnando, abbiamo messo uno schemino all'interno dell'articolo 28 in cui spiega mal giudice come funziona. Sai quanto costa il lavoratore, il media meccanico, IRVA? La media, uno del, delle officine eh, dove sta Massimo o delle pulizie civili in media hanno il quarto livello, 5 scatti di anzianità. Costa una media, una paga oraria di 25 euro al netto, tutto compreso, ora all'azienda, all'ArcelorMittal. Se io metto Battista a casa. E lo sostituisco con un lavoratore dell'appalto. E il benchmark che io do all'azienda d'appalto è di 17 euro. Quell'azienda potrà applicare solamente il contratto multiservizi, che dal punto di vista economico è uno dei peggiori. Con l'aggravante che non ti potrà far lavorare manco 8 ore. Sai che cosa produce questo? Che per le attività di pulizia, per esempio, ArcelorMittal risparmia qualcosa come 100 euro al giorno per ogni lavoratore che ha sostituito. Che cosa comporta durante l'anno? Comporta che Arsenal Metal risparmia circa 20-25 milioni di euro di soldi che dovrebbe uscire. Che cosa succede alle casse dell'Inps? C'è un aggravio di quasi 50 milioni di euro. Allora, abbiamo concordato queste cose? No. Apro e chiudo parentesi. Quando siamo stati al Ministero, parlando con Castano e chiedendo di parlare con Di Maio, io a Castano ho detto una cosa, ho detto guarda io mi sono ascoltato Luigi Di Maio quando diceva i soldi pubblici, i contribuenti, eh, eh, su questa cosa non potete non intervenire. Perché poi se vedo che Arsolo Ormittal spende 25 mila euro per le luminarie e mi viene da dire che in realtà quei soldi sono soldi dei Tarantini. Perché non ci dimentichiamo che quell'accordo nasce con uno scopo: quello di rilanciare l'economia locale. Cioè, ad oggi il risultato è l'esatto contrario: cioè, non solo si stanno facendo i lavori dal punto di vista ambientale. Quindi non ci sono miglioramenti all'interno di quella fabbrica al netto della copertura dei parchi che sta facendo l'amministrazione straordinaria. Ma la cosa grave a un certo punto è che dal punto di vista economico ci stiamo impoverendo invece di arricchire il territorio. Bene, eh, ora tra un, po', tra un attimo andremo in pubblicità anche perché poi voglio sentire il pensiero di eh, Massimo Battista proprio per, ehm, con riferimento al cronoprogramma delle attività. Eh, promesse d'Arcelor Mittal nell'incontro <coughs> che si è tenuto in quel di Parigi udite udite e Giel ha eh, magnificato gli intenti di tutela dell'ambiente del lavoratore al centro dell'azienda quindi sembravano quasi eh, quelle, così, quelle dichiarazioni in pompa magna quelle conferenze di fine anno che eh, faceva, facevano Archinà e, eh, I Riva. Ma ora andiamo in pubblicità. Bene, rieccoci. Seconda parte. Dicevo eh, prima dell'interruzione dell pubblicitaria, vorrei proprio vedere un po' eh, come quel cronoprogramma, quegli impegni che eh, ha preso ArcelorMittal, verificare che attuazione stanno avendo a dicembre. Il CEO di ArcelorMittal ha eh, magnificato eh, la sfida, eh, appunto, che, hanno, che ArcelorMittal ha lanciato per Taranto: uno sviluppo ecocompatibile, la tutela eh, dell'ambiente, l'ILVA, ArcelorMittal dovremmo dire, lo stabilimento come ricchezza per il territorio e soprattutto al centro di tutto il lavoratore sembra un libro dei sogni, sembra una bella favola, eh, la realtà è diversa. Mi dicono, poi ne parleremo anche con Rizzo, che il clima all'interno dello stabilimento sarebbe molto ma molto pesante e che certi soggetti particolari complici di varie porcherie nel passato pare che stiano di nuovo riprendendo il peso d'un tempo, ma ne parleremo eh, a momenti. Partiamo proprio da questa cosa che tu dici. Questo è l'esempio e la dimostrazione che, qualora i lavori iniziassero, e parliamo della famosa AYA, no? dei lavori di ambientalizzazione, tra virgolette, che è una parola che non esiste, io sono sempre più convinto che quello stabilimento e lì poi ce ne faremo risate, è destinato alla chiusura. Perché dico questo? Sono sempre più convinto che, come abbiamo detto nel tem nei tempi non sospetti, abbiamo ribadito nelle assemblee e dappertutto, che Mittal qui è venuto solo ed esclusivamente a prendere quote di mercato. Perché oggi è una riprova che ad oggi, mentre noi stiamo andando in onda, caro Luigi, Mittal sono passati all'incirca 5 mesi, non ha fatto assolutamente niente lo sta confermando anche Rizzo, no? che visto che la mattina è lì puntualmente, Mittà non ha fatto assolutamente niente. E qualora i lavori si facessero, caro Luigi, l'inquinamento rimane lo stesso, non quello che ha detto Francesco Nepoli. Perché aumenta la produzione, aumenta l'inquinamento. Anche qualcuno che mi smentì, gli slopping degli acerie, come ci sono? Ci saranno sempre. Gli altiforni forni... E qui Franco Izzo si deve dare da fare, deve sapere che l'alto forno numero 2 è in decadenza, è in decadenza. No, no, no. no, 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 no. Eh, no, no ti rispondo se lo dimentico. Allora, non voglio ricordare male, ma se passi dalla sede la prima segnalazione sullo stato dell'alto forno 2, credo che l'ho fatta tre anni fa, poi non ho fatte una quindicina. Massimo, cioè, dal mio punto di vista, posso... ma lo eh, dico. Qui una cosa, siccome Rizzo qua eh, si è esposto, stasi, perché gli altri non lo so, non, li mangi non mangiamo nessuno, io quello che dico, poi non è che se succedono gli incidenti dobbiamo dire che qualcuno non sapeva, perché qualcuno ha informato, qualcuno ha denunciato. Beh, 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 eh. che... allora, no, Anche qua, scusa se ti interrompo perché non lo faccio più, cose, eh. abbiamo fatto, credo, forse una quindicina di segnalazioni. Ho mandato, Sul dici, detto, vapore, vapore, lo dica, il vapore delle CCO, vapore chimico che è pericoloso, diciamolo... con i lavoratori che stanno respirando. Abbiamo chiamato, la, eh, chiedo scusa Rizzo, diciamo proprio i, eh, il, il reparto del... specifico... Il eh, colate continuo del CCO 234 ACD, che non sono in condizioni ottimali. Noi abbiamo segnalato mesi fa all'ispettorato del lavoro, allo Spesal... Allo, ti dico che cosa abbiamo fatto, dopo una serie di segnalazioni, denunce, io ho mandato due delegati e l'RLS a parlare con gli ci sono andati io personalmente, ad oggi, e credo che forse è partita ieri, abbiamo mandato una denuncia alla Procura della Repubblica per dire guarda che noi abbiamo visato lo spesa, la situazione è gravissima, qui nessuno sta intervenendo, però apro e chiudo parentesi, qua c'è da fare un altro ragionamento su come funziona purtroppo rispetto alla grande fabbrica eh, e sul, anche sul... Non voglio difendere nessuno, però con una fabbrica di 12.000 persone che ha, eh, Battista lo sa benissimo, 100.000 problemi di natura come dire, eh, alta, e tu non è che puoi pensare di affrontarlo con eh, 5, 6, 7 ispettori. Eh, cioè, a parte il numero limitato e poi soprattutto devi avere ma lì è l'input politico eh, devi avere il pugno duro nei confronti di chi commette questi reati altrimenti la logica è che io posso fare quello che voglio e a me la cosa che spaventa è che in queste settimane su alcuni impianti c'è qualcuno che sta incominciando a sostenere che posso fare quello che voglio eh, lo dico da parte come dire no? di, di... all'atere di Mario parlava dei guardiani, no? parlava dei guardiani che avrebbero monitorato il tutto. I poliziotti. I poliziotti li chiamava. Allora io quello che dico ad oggi: la produzione è aumentata, i lavoratori sono diminuiti e gli impianti sono fatiscenti di come erano con l'amministrazione straordinaria e con i RIVA. Quindi che cosa sta significando? che la città di Taranto continua ad essere inquinata i lavoratori non lavorano in sicurezza i lavoratori sono diminuiti e noi parliamo di un accordo che ha soddisfatto un po' tutti assolutamente no perché sappiamo benissimo che si continua a marciare nelle stesse condizioni di cui si marciava in tempi non sospetti beh, beh, sì, ma lascia stare poi tu farai tutti i tuoi passaggi tutte le tue... Ha scritto delle cose nell'accordo e Mittal sta facendo altre cose. Allora ti do ragione quando dici, allora Massimo, io ti voglio bene, io una cosa posso... No, 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 no ti voglio bene, è un mio modo di dire. Non è che ti voglio tanto bene, perché se ti facevi i fatti tuoi Una 15 anni fa, oggi non stavamo qua. Io avrei cambiato vita, perché devi sapere che io la mattina che l'ho conosciuto, che l'ho conosciuto, eh, io mi stavo andando a licenziare. Cioè, vedi quanto è particolare la storia? È stato lui che mi ha preso, mi ha convinto, dice no, assolutamente non lo devi fare mi impose di rimanere. Io poi stavo vivendo un momento particolare perché sono stato uno dei primi, diciamo, credo forse il primo licenziato no? all'epoca. E mi piace ricordare che vidi lui e, e Aldo Ranieri e lui mi riconobbe perché aveva lavorato un po' di mesi con mio socio nell'altra ceria. E disse: Ma che stai facendo? Io disse: No, sto andando via perché non ce la faccio più. Poi ha avuto un periodo, ho avuto una parisi nervosa a seguito della riassunzione e quindi stavo per dimettermi quella mattina alle 11 e lui ricordo che arrivò lì e disse: No, disse: non esiste proprio. Oh, tu domani mattina vieni con e me. E c'è quel bel guaio. Sì. Io poi avevo l'idea del sindacato. Gli esempi che avevo io, perché non, eh, erano quelli che entravano nell'ufficio, venivano smazzolati, e uscivano fuori. Infatti a un certo punto ci riflessi tutto, tutta la giornata, il pomeriggio a casa, e dice, no, dice, ma io non vado a fare il sindacalista, cioè a prendere mazzate, cioè oltre a quelle che prendo normalmente. E poi diciamo, c'è stata la prima mattina in cui ho visto che con lui, ecco, su questo vi do atto, da, da, da quel punto di vista era il sindacalista che faceva tremare tutti i capi. Anzi, lo dico, tante volte discutevamo perché io sono diverso rispetto a lui. Questo... Non potevate portarvelo nell'USB. sì Battista ha fatto scelte differenti poi alla fine, lui il sindacato ha chiuso definitivamente. Uh, scelta coraggiosa perché poi alla fine, io lo dico, la passione per il sindacato mi è venuto. No? Uh, presso a lui e Aldo, che sono stati quelli che, che mi hanno indotto. Ha fatto una scelta politica, può dare il suo contributo dal punto di vista politico. Dal punto di vista sindacale, diciamo che era un grandissimo trascinatore. Poi, lui lo sa, io le voglio bene, una pecca c'è cioè, nelle trattative, diciamo, che non era... Diplomatico. <ride> Ma, no, posso dire che non ricordo un accordo firmato da Battista. Una Marcord non si tratta di un accordo, i tempi che abbiamo vissuto all'interno di quella fabbrica, caro Olueggi, una produzione che arrivava da 9 milioni e mezzo di tonnellate di acciaio, di che accordi si doveva parlare? Cioè che noi continuavamo ad uccidere i nostri familiari e noi abbiamo subito dei licenziamenti, noi abbiamo, abbiamo avuto offerte di denaro. Di denaro, ma sostanzioso, caro Luigi. Eh, noi abbiamo avuto una richiesta per andare via di 250.000 euro e, ne e nessuno mai ci ha smentito di questo. Io amo follemente la mia città e quando qualcuno mi etichetta come gli altri, non è assolutamente così. E io l'ho dimostrato anche con il Movimento 5 Stelle. Io non vivo assolutamente né di politica né di sindacato, io mi sto a casa con la mia famiglia. Però vogliamo dire che questa città deve pensare a un futuro diverso, che non si chiama più Elva. E questo lo poteva fare chi? Chi in campagna elettorale ha detto determinate cose, che non sarebbe stato dall'oggi al domani, caro Luigi, ma almeno dare un indirizzo. Una prospettiva, invece qui noi cosa stiamo permettendo? Ad uno che viene qui si prende uno stabilimento in affitto perché cari lavoratori che avete avuto la fortuna o sfortuna di rimanere là dentro, perché noi sapevamo che saremmo stati messi tutti da parte, perché purtroppo ce lo immaginavamo, e qua bisogna capire, questo signore realmente ha l'intenzione di continuare con questo stabilimento? I eh, presupposti non sono positivi, caro Luigi. Ma la cosa che mi sconvolge. Se posso aggiungere una cosa rispetto alle cose che diceva lui: no? noi facciamo un accordo in cui si dice faccio gli investimenti, miglioro dal punto di vista ambientale, aggiusto gli impianti, metto le condizioni economiche locali di essere rilanciata. Noi, nell'articolo 28, che cosa diciamo? Che in realtà tu hai tradito lo spirito dell'accordo. perché... Se tu dici io parto con 8 e 2 perché devo assumere gli altri man mano che miglioro la apricolai e aumento la produzione, però poi terzializzi, tu stai dicendo a quei lavoratori non rientrerete fino al 2023, anzi io incomincio a pensare male, non è che poi al 2023 tu ti alzi e dici guarda che c'è crisi, non vi posso assumere e magari scateni un altro putiferio. quindi diciamo che dal punto di vista del soggetto probabilmente, ed è quella la contestazione che è, abbiamo dato fiducia a un soggetto che forse... Almeno per quello che ha fatto in questi cinque mesi Fiducia non è meritata Poi magari, lo dico Anzi, preannuncio una cosa Siccome ha capito bene come funziona a Taranto Ti do un'anticipazione del nostro volantino di dopodomani Secondo me, faccio una previsione Entro la fine dell'anno, ArcelorMittal Fa lo sponsor al Taranto Calcio Ma su entro, questo entro, se ne sono Rileva le quote del Taranto Calcio perché mi, mi sembra strano che il Taranto Calcio, in maniera tempestiva, viene rilevato dai fratelli Giovi che, tra l'altro, lavorano lì dentro. E... Non lo so, queste sono, sono idee che ho io. Eh. A questo proposito, a questo proposito, io un mese fa. Dopo che ho visto quelle, quelle stranezze, la pista di ghiaccio, i le luminarie, no? ho detto a questo punto se Arsel Ormittare è furbo, e qui la, questa è la colpa però dei Tarantini, dice io a questo punto io con poco, con poco mi posso comprare la città. D'altronde, c'è anche da dire un'altra cosa, giornali che hanno paginoni... Di ArcelorMittal, della pubblicità di ArcelorMittal, anche la moribonda Gazzetta. Massimo rispetto per la Gazzetta e per i colleghi, però mi domando come poi si possa essere liberi e criticare ArcelorMittal se il tuo editore percepisce soldi in cambio di pubblicità da ArcelorMittal. Me lo domando. Vabbè, a questo proposito ho detto: se ArcelorMittal è furbo, è maligno e lo è. A questo punto si compra il tarato calcio tranquillamente o comunque fa da main sponsor o comunque si eh, unisce, si lega indissolubilmente con i colori rosso blu e ho scritto un post su, su Facebook. Sapete qual è stata la risposta? E sono rimasto veramente inorridito. Non lo dico in dialetto, ma lo dico tradotto in italiano. Dice cioè, sì, vabbè, però. Visto che abbiamo l'inquinamento e visto che comunque l'ILVA ce la dobbiamo tenere, almeno ci porta in Serie B o ci porta in Serie A. Allora, se Arsenal Ormittale a questo punto ci mette una ci porta in Serie B o in Serie A, è autorizzato, è legittimato a metterci una ciminiera in testa. Luigi, tu questo lo stai dicendo su, su un post che hai pubblicato. Con, no, parlo dei, dei riscontri, no? no. Cioè, io ti dico di più: durante una commissione. Commissione Attività Produttive con la presenza dell'assessore Tilger, mi è stato detto dall'assessore: eh, Minta, sta qui e qual è il problema? Visto che sta almeno lascia qualcosa per il territorio. A me ha spaventato quella cosa che mi ha detto. Se lasciasse e rispettasse le regole mi andrebbe bene, ma non le rispetta. Io ho chiesto, proprio per quello che dicevi tu, ho chiesto conto. Per gli eventi ai natalizi, quanti soldi sono stati elargiti ai giornali, quanti soldi sono entrati dagli sponsor? Aspetto ancora le notizie. Allora, Mittal ha detto Mittal, chiedo scusa: ha detto: eh, come, comunicazione, come comunicazione, ho investito, se è vero, se è bugia, non lo so, 10.000 euro se così fosse e se fossero veritieri i 10.000 euro vuol dire che purtroppo l'informazione tarantina viene comprata con un caffè. Se è vero, da quello che a me risulta, io ho fatto richiesta ufficialmente in commissione e aspettiamo. No, non parlo del comune, non sto parlando di ArcelorMittal. Quello che so, per gli eventi natalizi Mittal ha dato 25 mila euro per le luminari. Poi altri soldi sono stati dati da Total e Shell per il concertone e per altre questioni. No, no, ma io se avevo le... Adesso eh, per i giornali no. No, eh, Giel ha detto, ha detto noi abbiamo speso abbiamo, Quando... Allora, il, il CEO di ArcelorMittal ha detto, ci state rimproverando di massicce campagne di comunicazione. Falso! Perché noi abbiamo speso la miseria di 10.000 euro. Se così fosse. No, no. Se, così fosse, se così fosse vuol dire che evidentemente l'informazione tarantina, io grazie a Dio, sono un cane sciolto, un cane libero, eh, evidentemente con un caffè accetta di farsi mettere i piedi in testa darsela ormittale. Certamente anche il comune. Luigi, anche il comune. No? Tu sai bene perché qua la dobbiamo finire. Io, mo, siccome mi sto un po' agitando per queste cose, qua la finiamo una volta aperto. Anche il Comune ha detto di tanto hai largito delle, dei soldi a delle emittenti delle televisive, a, a certa carta stampata che improvvisamente ha cambiato il modo di, 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 di fare eh, degli articoli su, 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 sui propri quotidiani locali. Allora, qui purtroppo, io lo dico: mo stiamo andando un po' fuori tema. Questa città mi duole dirlo, caro Luigi, hai proprio ragione. Questa città proprio si vende per due soldi. Allora. Giustamente come dici tu, come può fare un giornalista attaccare un sindacalista o attaccare un politico o attaccare chi amministra questa città o chi è presente su questo territorio? con queste grandi industrie se prende le famose mancette, questo è il ragionamento, tu sei un cane canesciotto, lo dici proprio a una persona che... No, ma sono, sono io, io, del... io, allora, io nel momento in cui ero dipendente di Blue Star TV e, ci fu, e ospitai delle, delle persone, tra cui il collega giornalista Coviello, il quale fu molto ma molto duro nei confronti dell'allora Padre Eterno Archinà, io immediatamente dopo due giorni, quindi 48 ore, venivo messo in cassa integrazione forzata per due mesi. La vicenda con Pelillo la sapete tutti. Allora parliamoci chiaro, è inutile che fingiamo o facciamo i finti tonti. Se io sono il giornalista e tu sei l'editore e tu editore prendi i soldi da ArcelorMittal, se io, giornalista, apro la bocca e attacco ArcelorMittal, l'editore mi chiama... Ammesso che mi chiami, non mi sbatta immediatamente fuori, e mi dice: Amico, vuoi lo stipendio a fine mese? Sì. E allora io sto avendo i soldi da Orbital, Stai zitto e cambia registro, altrimenti sarai uno dei tanti che passeggerà la mattina via da qui. È inutile che fingiamo. È così, assolutamente, ma è successo. Sai quante volte ci hanno detto ma voi del comitato? Non... Perché c'è anche tanta gente che non fa parte del comitato che è stata messa a casa, eh? che non è solo il comitato dei lavoratori liberi e pensanti. Ci sono tantissima gente che si è battuta negli anni, che ha sposato altre cause che è stata messa fuori. Ma è naturale che sia così, Luigi. Il problema è che quando si danno mangi no, mi dà fastidio quando l'ordine dei giornalisti si scandalizza. Cioè, come potete minimamente mettere in dubbio la professionalità? dei giornalisti, ma io non sto criticando il giornalista, io dico, io, ecco, io mi metto dei panni del giornalista perché anch'io sono stato dipendente e il giornalista si trova costretto per portare il pane a casa in una città in cui pane non ce n'è, a come si suol dire attaccare il ciuccio dove vuole il padrone. Io non mi esprimo sulla stampa perché io credo che mh, due cose prima, una rispetto al passaggio che era stato fatto prima sia da Massimo che da te, L'ho detto in tempi non sospetti, l'ho scritto al ministro Di Maio, perché scritto, e di questo tra l'altro credo che abbia notizia Luciano Mano che è l'unico a cui feci vedere le integrazioni che il ministro chiese al sindacato e alle associazioni sull'AIA. Io ho scritto, guardi caro ministro, possiamo spendere eh, i migliori soldi, miliardi di euro su Ilva. Ilva ha un problema che è tutto di carattere politico. Ilva si trova troppo a ridosso della città del quartiere Dambusci. Quel tipo di sistema produttivo puoi fare quello che vuoi, comunque produrrà sempre inquinamento. Prova ne è, scrissi al ministro, che ArselorMittal stesso, in Belgio, ha una distanza di sicurezza di circa 20 km dai centri abitati. Apro e chiudo parentesi. Siccome si ha anche amillantato lì non si fa inquinamento. No, guardate, io sono stato in Belgio, è peggio che a Taranto, solo che là nessuno vede niente. Perché tu, lo stabilimento c'era a 20 km dai, dai primi centri abitati e circa 25 da Cannes. Apro e chiudo parentesi, perché errore politico? Io poi sono stato due giorni, sono arrivato prima in Belgio, perché uh, mi sono voluto prendere la briga di andare a visitare le altre città in cui c'erano i centri siderurgici. E ho scoperto che cosa? Che in Belgio hanno chiuso tutti i centri siderurgici o chimici, quelli ad alto impatto ambientale, che erano nelle vicinanze o all'interno delle città. Quindi eh, hanno fatto ecco, un ragionamento politico serio. Hanno detto l'acciaio ci serve, ma non possiamo metterlo come dire, eh, lì a ridosso della, delle città, dei cent'abitanti perché non esiste per le cittadine. Quindi, primo punto. Ilva, in queste condizioni, che cosa produrrà? Potrà essere migliorata ma l'inquinamento cioè, ci sarà e purtroppo ne patiranno sempre i cittadini. Fammi concludere Prego, qua. prego. L'altra cosa, a me non mi spaventa Arsenal il metal. Perché mentalità diverse, vengono dall'estero. Io credo però che a un certo punto ArselorMittal incomincia a capire come funziona a Taranto, lo dicevamo prima. E se si rende conto che... Perché noi a Taranto... Si è già reso conto... che siamo... Ecco, abbiamo una sottocultura molto diffusa. Ci si vende facilmente. Ma non è questione di... forse, forse no, forse lo stato di di povertà che spinge a, eh, a piegarsi ecco. prima facevate l'esempio della, della discussione no? l'altra mattina, fatto vino entro nel bar prendo il caffè, c'era un pensionato Ilva, due dipendenti Ilva, entrambi in AS tre persone notoriamente diciamo, con una posizione eh, molto vicina a quella di Battista, critica sulla questione inquinamento molto critica, peggio della mia okay? molto vicina a Battista io entro, gli dico vabbè non vi lamentate tanto adesso, so che sono tra l'altro tifosi del Taranto, tanto adesso vi do una notizia in anteprima, guardate che questo fa la sponsorizzazione. Io prendo il caffè e vado in sede. Ritorno dopo un'oretta nel bar, cioè, trovo i tre che stavano litigando e stavano parlando della sponsorizzazione di Arcelor, e c'era uno che diceva: Ma quello ci porta in Serie A, cioè, un'ora di ragionamento su che cosa? Sul Taranto Calcio. Questo per dire che siamo finiti di una sottocultura che è a Taranto, come dire, spaventosa e chi viene da fuori la nota Io non direi siamo, ecco, probabilmente siamo abituati a vivere con mh, talmente tanto poco che ci accontentiamo delle cose, il ragionamento sull'integrazione che ha Arsolo Mittal è anche questione di mentalità perché purtroppo in altre realtà eh, il cittadino ama se stesso, ama la propria terra non si fa schiacciare, pure la miseria esiste anche altrove, sarà la molle Tarentum eh, io, credo, boh. io, io credo che ci sia stato eh, qualcuno dice, eh, fare lo stabilimento a Taranto è stato un errore fatto 60 anni fa, no, secondo me è stata una cosa studiata, voluta, perché poi il paradosso, sai qual è? Facciamo un ragionamento a tu hai questo so stabilimento che è gigantesco, ma attorno all'Ilva c'è qualcuno che produce eh, le rondelle, i bulloni, non c'è, no, non, non è stato mai creato, perché? Cos è, cos è perché cos'è stato? Perché proprio quello che dicevamo, il discorso, perché tutti... I grandi imprenditori tarantini, o prenditori, prenditori. cosa è stato creato? Non si è mai aperto un cabannone che pro producesse i guanti, le rondelle, le macchine, i piatti, le lavastoviglie le... e potrei fare tanti esempi Invece, qua cosa abbiamo avuto, caro Luigi? Tanti imprenditori che facevano aziende pulizie industriali. E tu sai bene, no? c'erano anche i clan malavitosi che avevano messo gli occhi proprio per. Quello che dicevamo noi, perché purtroppo la fame ha portato a questo. Bene, ora in, andiamo in pubblicità e poi il rush finale. Bene, rieccoci. Terza parte di Polifemo, stiamo parlando di Ilva. Abbiamo ampliato il discorso, direi anche sotto un aspetto sociologico, vedere come la città di Taranto, i cittadini si eh, rapportano rispetto ai padroni, no? sembrerebbero termini superati nel 2019, ma, ma le mentalità eh, patronali e impositive eh, permangono. E allora, così andando a concludere, eh, Rizzo, eh, il cronoprogramma delle vostre eh, battaglie con ArcelorMittal. Senti, delle tappe. Adesso presentiamo l'articolo 28, che tra l'altro... Su cui i nostri avvocati ci hanno lavorato più di due mesi. Abbiamo scelto di andare con il comportamento del sindacale uno per dare un segnale come organizzazione e dire sostanzialmente, guarda, che sottoscrivere l'accordo in sede ministeriale non vuol dire consegnarsi alle tue volontà, cioè tu devi rispettare quello che abbiamo concordato insieme. Secondo, è il metodo più veloce per far esprimere il giudice, perché con l'articolo 28, tu in una sola udienza il giudice si esprime e ti dà torto ragione. I vari ricorsi individuali. Come Battista saprà sicuramente perché uh, so che si è informato, potrebbero, eh, visto come l'intasamento al Tribunale di Taranto, anche spostare di dieci mesi un anno l'eventuale udienza in cui il giudice dovrebbe poi decidere. Quindi il metodo più veloce e soprattutto, io credo che dal nostro punto di vista, avendo firmato quell'accordo in totale buona fede, noi stiamo facendo rilevare che ci sono una serie di anomalie che vanno. Dalle discriminazioni che ci sono state in tante zone, arrivando fino come dire, a quello che prima ho chiamato no, quel sistema di plusvalenza che l'azienda ha messo sopra con le terzializzazioni. E lo ribadisco, eh, il punto è che qualcuno dice, eh, ma così vai addosso ai lavoratori dell'appalto? Assolutamente no. Perché l'altro concetto che vorrei esprimere è: fra qualche mese andiamo a vedere le condizioni dell'appalto perché lui in fase di trattativa ArcelorMittal il CEO CE Europa disse che noi mediamente spendiamo il 20% in meno sull'appalto di quanto spende il resto del mondo, perché perché noi siamo ArcelorMittal e imponiamo i prezzi. Se questa è la politica sulle aziende locali, anche qua sarà disatteso il terzo punto di quell'accordo, che è il rilancio dell'economia, perché tu metterai il cappio a e le aziende locali che a loro volta dovranno scegliere se non lavorare, noi abbiamo qualche caso. Eh. Nessuno ne parla, io l'ho portato sia in prefettura che al Ministero. C'è la questione della, della, uh, della copertura parchi. Noi ci siamo dati un'occhiata ad alcuni contratti che l'azienda che ha preso la copertura dei parchi ha fatto sottoscrivato a quelle aziende locali molto molto complicato da rispettare, soprattutto contratti che non hanno nessun margine, anzi che mettono le condizioni l'azienda di dire guarda devi lavorare no? e il lavoratore deve lavorare in quelle condizioni, con una paga, come ho detto prima, con un contratto come dire, che non è quello ma è da meccanico di altro tipo. Quindi vorremmo evitare che potesse scattare l'ulteriore meccanismo perché alla fine... Avremmo combinato la frittata, avremmo ottenuto esattamente quello che Battista diceva prima. E a me è di dovergli dare ragione, sulla questione ILVA come dire, abbiamo avuto due visioni diverse. Perché il risultato sarebbe: più inquinamento, zero lavori, più produzione, più gente che eh, rischia di farsi male e eh, la città che invece di ripartire si impoverisce. E si dovrebbe accontentare in quel caso sì dell'illuminario o della pista di pattinaggio. Allora, Battista, siamo in conclusione. Intanto una classe politica silente, i 5 Stelle i parlamentari sembrano scomparsi, stanno più a Taranto che a Roma, beati loro. E la regione che non sappiamo, Emiliano forse è più una, un comportamento di facciata che di sostanza la sua guerra ad darselo orbital, è un'amministrazione comunale che ormai sembra piegata rispetto alla grande industria. Sinceramente eh, l'altro giorno mh, quando Nadia Toffa è stata insignita eh, della cittadinanza di Tardi, io non sono andato. Come neanche lei Battista? Perché ritengo massimo rispetto per questa persona, per Nadia Toffa, davvero è encomiabile il suo impegno, il suo sacrificio, eh, anche il, il destino che si è beffato di lei. e eh, Quindi veramente ha meritato in pieno la cittadinanza. Ma mi domando come possa un'amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Melucci, che è tutt'uno con la grande industria, eh, possa poi eh, parlare e sposare le battaglie di Nadia Toffa che certamente sono battaglie non unite alla grande industria quindi anche qui si vede una certa ipocrisia e siccome io non ammetto le ipocrisie ho preferito rimanere a casa partiamo dal presupposto che io sono stato un consigliere che ha votato quella mozione è stata votata all'unanimità all e dai Mille medaglie a Nadia Toffa, però non dobbiamo scordare che Nadia Toffa. Arriva a Taranto il 23 agosto 2013, me la sono portata in giro con tutti gli altri componenti del comitato. Li abbiamo fatto fare il giro di tutto. Lo stabilimento, se non sbaglio, stava anche a Rizzo quella notte. Se non ricordo male, sì, sì. sì quindi sì, Uh, le, gli sloping della Ceria 2, sì, all'esterno. Sì. Il 23 agosto 2013 l'abbiamo portata a noi una reatoffa e abbiamo fatto capire come funziona e cosa succede durante la notte mentre la, 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 la gente dorme. Detto questo cavolo Luigi nemmeno io ci sono andato perché mi sono sentito offeso da quelle persone che parlavano, che sono gli autori dei dodici decreti e che permettono a questo signore, in questo caso Mittal, di godere dell'immunità penale per decreto. Non scordiamoci, caro Luigi, che quegli impianti sono sotto sequestro e sono in marcia per decreto. Mentre oggi noi siamo eh, qui a parlare seduti a un divano. Tengo a precisare che ci sono impianti che sono sotto sequestra, i lavoratori stanno continuando ad operare. Allora la domanda qual è? E se un lavoratore si va a fare male, come dicevo prima Rezzo? Si celebra l'ennesimo funerale, i pianti dei coccodrilli degli ipocriti, e l'indomani punto da capo. Questo è il discorso. Quando tu dici i parlamentari sono più a Taranto, io vorrei capire cosa stanno producendo per questo territorio. Quando tu parli di un'amministrazione comunale ormai con i numeri risicati, basti pensare oggi, caro Luigi, mi piacerebbe che fai qualche trasmissione a tal proposito. Oggi sono state presentate le liste della provincia. Vedere un consigliere comunale di maggioranza presente nella lista di, de, de, del candidato del Presidente della provincia Gugliotti. Cioè, parlo di un consigliere comunale che attualmente fa parte della maggioranza, questo ormai ha i numeri risicati. C'è un consigliere comunale, a breve, se farà la trasmissione, le diremo. Bah, sono, sono, sono pubbliche queste, queste cose che sto dicendo. Allora, noi vogliamo fare il bene e vogliamo proiettare questa città nel futuro? Perché, caro Luigi, Matera, Matera con due sassi è diventata la capitale della cultura 2019 e c'ha milioni di visitatori e non c'è la stazione a Matteo caro Luigi, allora se noi continuiamo a pensare che il futuro di Taranto si chiama ancora Ilva o Eni, perché qua non dobbiamo dimenticare che non è che abbiamo solo il problema dell'Elva, abbiamo anche il problema dell'Eni, il problema grossissimo delle discariche c'è gente che qua si arricchite perché tu prima hai parlato di Mittal qua c'è gente che con le discariche sponsorizza la squadra di calcetto caro Luigi, eh? mi riferisco ai Talcave qua già Viviamo di queste questioni, oh, questa città. E io mi rivolgo ai cittadini. Vuol capire che noi perderemo tutti i nostri figli che saranno costretti ad andare via e noi diventeremo una città di anziani. Noi abbiamo un piano regolatore fermo al 1974 dove era previsto che questa città avrebbe avuto nel tempo 350.000 abitanti. Attualmente Taranto ha 196.000 abitanti perché la città si sta svuotando caro Luigi, lavoro non ce n'è. Allora, se noi pensiamo che quello stabilimento possa portare benefici al territorio abbiamo capito male questa città ormai deve pensare al futuro in una maniera diversa che non è più grande industria e io lo ripeto Mittal lascerà tutti col culo per te scusami il termine perché Mittal è venuto qui a prendere solo ed esclusivamente quote di mercato bene è tutto per questa trasmissione ripeto avrei voluto avere... no, no ma, infatti, no, ma al di là di questo, avrei voluto avere le altre sigle sindacali. Ma sinceramente, eh, abbiamo realizzato ugualmente una trasmissione limpida, trasparente eh, al servizio del cittadino, dicendo le cose come stavano. D'altronde, quando avvenivano le porcate che avvenivano con eh, i Riva e con Archinà, quelle, quest, quelle sigle sindacali assenti oggi erano presenti all'epoca. Penso di aver detto tutto. Ora ce ne andiamo in pubblicità. Al rientro una parte diversa di Polifemo, eh, abbiamo voluto parlare di questo tormentone, di questa disgrazia della fatturazione elettronica e allora proprio per questo eh, ci siamo confrontati con un commercialista, un dottore commercialista e revisore contabile, il dottor Vincenzo Simonetti che ha espresso le sue eh, perplessità, ha affrontato i problemi appunto di questo tormentone. Ma subito tutto questo, subito dopo la pubblicità. E poi ovviamente il nostro saluto. E eh, al termine del, della chiacchierata con il dottor Simonetti, eh, così l'appuntamento per il prossimo venerdì con una nuova puntata di Polifemo. Ma ora pubblicità.